Ok, andiamo. Hi. Thank you. Thank you for following. Benvenuto, welcome to the stream. Uno Duxic, uno nuovo follower. Welcome, welcome, welcome. Hi man. Voltare a sinistra. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a destra. Finalmente siamo arrivati. Tutto è pronto, possiamo partire.
Eccoci qua, buonasera. Scusami, ma mi sono dovuto allontanare un pochettino. Ho fatto una piccola corsa, infatti c'è un po' di fiatone. E niente, omonimo. Approfitto adesso per fare la stream pomeridiana o in prima serata. Poi dopo Voltare a sinistra. Tenersi tocca fare, insomma, vedrò di streamare a destra e poi voltare a destra. Voltare questa sera alle 22. a destra. Oggi mi sono dedicato un po' a farming. Sono andato un po' avanti con il saldo dei debiti. Ho acquistato dei macchinari. E un terreno più grande. E adesso devo iniziare a produrre un po'. A proposito, grazie per il follow sugli altri social. Eccoci, ora mi ero dimenticato di inserire la schermata del gioco. Mi sono dovuto assentare per qualche minuto e quindi ho lasciato la schermata dello stand-by. Ho fatto una piccola corsetta e mi è venuto un bel fiatone. Giusto il tempo di andare a prendere un po' d'acqua e poi sono ritornato in postazione. Ты же, короче, приедешь в Швецию, да? Там очень много поляков будет. Ты что, готовься сразу. Сейчас на границу Польши заедешь, там очень много Tenersi a будет польского. sinistra e poi voltare a sinistra. Comunque, Voltare a sinistra. ancora devo cambiare la configurazione del cambio. E devo dire la verità, non è male. Questa configurazione standard. Comunque rispetto alle altre motrici c'è comunque il retarder, il che è cosa molto importante. Lo scagnozzo merita. Tenersi a sinistra. Sì, perché no? Mi farebbe piacere, sinceramente. Anche perché ho fatto dei gameplay in passato con giocatori stranieri. Però sì, dai. Magari crei un server nel quale poi uno può andare in multiplayer. Lo Scania sì, consuma, però se hai il piede leggero ci fai un bel po' di chilometri. Bisogna comunque sfruttare anche
i rettilinei, qualche discesa scendendo in folle o in neutral. E quindi sai, comunque con una buona discesa riesci a fare anche qualche chilometro con poco consumo. Non puoi scendere in folle perché diventi matto. Vedi come adesso. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Quando non sono particolarmente pendenti si può fare, ma quando sono molto Uscire a pendenti destra. no. Ah, ecco. Quindi non riesci a metterle in posizione neutral. E vabbè. Pensa che io in American Truck, per risparmiare gasolio, soprattutto nelle tratte del deserto, spegnevo il camion e mi facevo tutta una serie di discese. Avevo il volante tosto come l'old school truck, però ho risparmiato un sacco di gasolio. Sì, con il PAT effettivamente ci sono limitazioni. Oddio, diciamo che rispetto alla sterzata del volante, se tarato correttamente, insomma, è diverso. Però ho giocato anche su tastiera ad Eurotruck all'inizio, il che era abbastanza complicatuccio. Sicché alla fine ho ben pensato di riprendere il vecchio volante, un vecchio Logitech G27. Comunque puoi anche prendere un volante di quelli lì con Tenersi a sinistra. la pedaliera acceleratore e freno, come ho fatto io anche all'inizio, da 30, 40, 50 euro. E poi magari, insomma, passare a un volante più, un po' più completo, magari con un cambio manuale, ma ce ne sono diversi. Il Fantech, se non ricordo male, ha fatto un volante con la leva del cambio vicino, oltre ai pedali che, se non erro, erano due, sempre acceleratore e freno. Per iniziare, magari può sempre tornare utile. Guarda, io il volante che ho adesso l'ho comprato all'inizio perché era il periodo in cui usavo molto la PS3. L'importante è che sono compatibili per PC. Poi PS4, PS5, Xbox. L'importante è che abbiano la compatibilità per PC. Ma anche se comunque la maggior parte delle periferiche sono anche compatibili per PC, perché poi alla fine sono periferiche che utilizzano la USB, la porta USB per funzionare correttamente. E quindi sì, penso che
quelli per PS4, assicurati che siano compatibili per PC. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Voltare a destra. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Hello man, I'm live on Twitch, Double Logistica 1. Do you copy me? Over. Yes. Okay, my friend, have a nice trip. Bye bye. Bye. Mi sa che non ha capito cosa gli ho detto. Ha risposto due volte ok. Ma meno male che gli ho detto cose buone, dai. Tell me. I'm live on Twitch, Dub Logistica 1. Over. Al momento la tratta che sto facendo dovrebbe essere tranquilla, in quanto questi stati qui fanno parte delle DLC. Il problema è quando vai nelle aree previste dalla mappa base, e lì si corre il rischio di trovare qualche testa calda, insomma, che va a fare il tamponamento a catena da 1.21 gigawatt o gigawatt, che dir si voglia. Grande Giove. Cosa dici? Che superando le 88 miglia orarie o 88 chilometri orari ne vedrò delle belle? O mi arriveranno tutta una serie di sfilze, di contravvenzioni qua. Grande Giove. Se ti dico 88 miglia orarie e grande Giove, di quale film sto parlando?
Andare dritto. Ti do un indizio. Marty McFly. Puoi chiedere un altro aiutino se vuoi. Stai barando, e dai. E vediamo un po' cosa ti ha detto Google. Se vuoi ti do un altro indizio. Bravo! Esatto. Stavo per darti un indizio che era una DeLorean. Ad esempio, Levi Strauss. Ah, ma sei un giovincello, sei allora. È uscita la prima... Andare dritto. Il primo film, se non ricordo male, è uscito intorno all'88. 89, se non ricordo male. Quasi sicuramente ricorderò male. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Ah, nel 93, quindi tu sei nato voltare a sinistra. Tu sei nato nell'anno di una canzone che si chiama, se non ricordo male, Nord, Sud, Ovest, Est. Ovvero, come mai? Poi nell'anno 93, prepararsi a voltare a sinistra. Ci sono stati diversi successi dance. Voltare a sinistra. Che al momento però mi sfuggono. Se non erro, c'era All the She Wants. Hathaway canta What is Love. Me lo ricordo perché ho le cassette del Festival Bar. Hai visto come guidano male? Ah, ma questo non è niente comunque. In confronto a come guidano quelli non abituati. E per fraese, tu non sappiamo di debilo. Stanno sbalcando i cinesi, gupi. In Inghilterra o nel Regno Unito. Baio iaio, baio iaio. Brecco, brecco. Acidamba, io già tu sei.
Ja ci dam bajo-jajo na inną Wrocławskiej jesteś. Bajo-jajo! All'autatore prendere la seconda uscita. Lasciamo a was, Nikocha. Uscire adesso. Dopóki ja się nie pozwolę, to nie możesz. Andare dritto. Guarda che ci sono quelli che guidano male a prescindere. Ci sono proprio quelli che sono così spericolati, ma diciamo così. Quelli lì che si divertono a prenderti di mira e fare un po' di le auto degli autoscontri. Tenersi a sinistra e Mirek, Mirek, vai da Cicede. Spasiva, spasiva. Voltare a sinistra. Pensa che io negli anni 90 avevo i joystick, ma non quelli come ci sono adesso. Ci giocavo con il Commodore 64. Anche i giochi, per così dire, o cosiddetti simulatori di guida, erano uno spasso. La grafica era praticamente... Prepararsi a voltare a destra. 2D, 1D forse. Voltare a destra. La Pausini nel 93, se non ricordo, ha esordito al Festival di Sanremo. La solitudine. È corretto? Ai ai ai, mi sa che ho sbagliato la risposta. Vediamo. Ah, spido. Ho sbagliato o è corretta la risposta? E nello stesso anno, se non ricordo male, esordì anche Giorgia con Come Saprei. Minchia ragazzi, pardon. Sono due donne che sono veramente migliorate nel tempo, non che non lo fossero prima, ma insomma, spettacolo. Nel 93, sempre nel Festival Bar, se non ricordo male, Raff cantava Battito Animale. Vuoi controllare? Vediamo un po' se vinco qualcosa stasera. Sì, i concerti sono qualcosa di particolare. Io sono stato nel 2012 a quello di Ramazzotti al Palapartenove di Caserta. E quando sei in quegli ambiti dove chi non ha la puzza sotto il naso musicalmente parlando, diciamo,
ed è schierato per un artista piuttosto che per un altro. Quando sei ai concerti in generale, siccome tutti più o meno condividono la tua stessa passione per un artista, è tutta un'altra cosa. Cioè, un po' come quando incontri cugini di quarto grado che tu li conosci così di vista, è tutta un'altra cosa. Insomma, ci si sente a proprio agio, ovviamente, per chi segue, per chi magari accompagna la moglie, la fidanzata, la compagna, magari piace un altro genere di musica, allora lì il discorso cambia. Esatto, sì, perché sì, è come essere in famiglia, perché non c'è quel pregiudizio nei confronti di un artista, perché insomma non rientra nei gusti personali, anche se chi ama la musica a prescindere apprezza tutti gli artisti. È per questo che poi nel tempo mi sono appassionato a quello che è in generale la musica, tant'è che avevo un amico appassionato di metal e che mi fece ascoltare una volta un pezzo di thrash metal, se non ricordo male. Per noi che abbiamo un orecchio un po', come dire, un po' più melodico, un po' più tranquillo, era un frastuono. Però devo dire che i chitarristi che fanno il genere metal sono mostruosamente bravi. Andare dritto. Mostruosamente bravi. Perché riescono a farti anche pezzi di musica classica di livello di difficoltà elevatissimo, ma te lo fanno in una maniera incredibile. Comunque, gelato al cioccolato e pop dance, così dicono, però effettivamente è un po' un genere un po' ritmo, che poi era anche un'automobile. Esatto, gelato al cioccolato. Andare dritto. Ogni tanto bisogna assicurarsi che le trombe trombino. Pupo, che poi si chiama Vincenzo, se non ricordo male, Ghinazzi, qualcosa del genere. È anche molto simpatico, devo essere sincero. Su di noi,
Come non ricordare quella canzone? Qui non so se hai visto, è iniziata a piovigginare, quindi forse una nuvola ci sarà. Questa mi sa che è la tipica nuvoletta di Fantozzi, che incontro solitamente quando rientro dalle trasferte del Regno Unito e rientro a Caen. E lì puntualmente, appena scendo dal traghetto, paf, a Calais, scusami, Calais. Sì, ma credo che, insomma, sia migliorata nettamente in confronto a 9 anni fa, insomma, è veramente tutta nata storia, come diceva il grande Pino Daniele. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Effettivamente hai ragione, però probabilmente sarà random questo evento, magari in un punto particolare della mappa, dopo un tot numero di minuti, di ore. Andare dritto. A ciclo ti fa la pioggia piuttosto che la neve. Quella, gatto picchio, buonasera. Bentornato alla live. Sto facendo una piccola trasferta qua. Andare dritto. Stavamo parlando un po' di musica e adesso stavamo parlando del meteo qui su ETS, l'effetto un po' così particolarmente scarsino, però dicevo appunto che andare dritto rispetto a 9 anni fa gli sviluppatori hanno fatto dei grandi miglioramenti per quanto riguarda il gioco, insomma la fisica della cabina e tante altre cose. Sembra di essere ad un concerto, o sbaglio, Barba Bianca? Mi confermi? Cambio. Siamo in famiglia. Andare dritto. Non so se avete letto. Ok. Prepararsi a voltare a sinistra. Omonimo. Non so se avete letto la notizia che voltare a sinistra. L'8 di aprile dovrebbero rilasciare la DLC Iberia. Io per il momento, sinceramente, siccome non ho ancora completato
Questa mappa per molto probabilmente terrò in stand-by l'acquisto. Perché poi è previsto anche un ampliamento della mappa della Russia, se non erro. Sì, dovrebbe uscire, se non ho letto male, l'8, quindi tra qualche giorno. Ed era un bel po' di tempo che si è fatta desiderare. Sì, se consideri che con le DLC che escono, se non giochi tanto in single player, e magari, come dire, cazzeggi, giri, vai così, non riesci mai a completarla al 100% la mappa. Io credo per Russia, beh, se consideri che mi sembra l'anno scorso a maggio annunciarono la DLC Siberia. O meglio, io l'ho inserito nel mese di maggio nella wishlist di Steam. È uscito praticamente quasi a distanza di un anno, quindi credo che avranno veramente un bel po' da lavorare sulla mappa della Russia. Però, insomma, io per il momento devo ancora completare il 100% della mappa. Io la mappa al 100% l'ho completata all'epoca quando acquistai il gioco su CD, che non era di Steam. Però adesso che l'ho rigiocato su Steam, devo, per riuscire a completare il 100% o l'achievement del 100%, se non ricordo male si chiama GPS, dovrei disattivare tutte le DLC e le mappe aggiuntive, dovrei completare il tutto. Ma credo che sempre 19,90€, insomma 20€. Grosso modo come tutte le DLC delle espansioni delle mappe. Prepararsi a voltare a destra. Sì, poco più avanti qui ci sono i raggi X, però te lo segnalano. Voltare a destra. Ti avvisano se devi effettuare il passaggio nel box con i raggi X. Qui siamo in Russia, quindi non è... non è Bulgaria. Io alle 22 ritorno qui e vengo a streamare, per cui dalle 22 grosso modo io sono online.
prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Ok, tanto io una volta che ho completato sta trasferta mi fermo, una volta arrivato a destinazione mi fermo, quindi per il momento io vado a Palmira qua. Però poi non è un problema spostarmi. Gatto picchio, yes tu. Ma possiamo eventualmente entrare nel server del convoglio, tanto non è che sia un problema, non credo sia un problema, voglio dire. Tranquillo, io in realtà l'ho anche inserito nella programmazione, però non è un problema, perché figurati, io grosso modo le live le faccio grosso modo sempre negli stessi giorni, negli stessi orari, per cui Eurotrack il fine settimana lo faccio molto più spesso, il venerdì 22, 24, il sabato faccio dalle 17 fino alle 19, però finché 18:30. La domenica mattina andare dritto dalle 11 alle 13 e poi un'altra volta la trasferta notturna 22, 24. Quando vuoi sei sempre il benvenuto, figurati, non ci sono problemi. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ottimo. Uscire a destra. Io poi in tutte le live che faccio la maggior parte le carico andare dritto in backup su YouTube, sempre da Blogistica, perché almeno su YouTube sono visibili a tutti, per cui in qualsiasi momento posso anche andarla a rivedere io. Twitch utilizzo la piattaforma per avere una qualità di stream nettamente migliore rispetto a quella di YouTube. YouTube mi consente massimo 6000 kilobit. Invece Twitch fino a 8000. YouTube il 6000 è il massimo. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Col quale riesco ad avere uno stream stabile.
voltare a sinistra. Per cui, diciamo che è come se registrassi su Twitch e poi lo metto in replica su YouTube. Diciamo che YouTube YouTube è sì il sito più famoso per l'hosting video, però diciamo che se dovessi fare un paragone di qualità d'immagine dello stream tra YouTube, Twitch e Facebook. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Personalmente, la mia classifica è terzo posto Facebook. Perché uscire adesso? Perché ho notato che comprime parecchio l'immagine. Secondo YouTube, perché è un po', diciamo, più fluido, leggermente migliore come qualità video. E poi Twitch, insomma, perché 8000 kilobit in streaming solo lì sono riusciti a farlo girare. Eppure con lo stesso software per fare lo stream ho dovuto ridurre un po' di qualità, e quindi vi ho detto la mia. Però quando posso, ogni tanto vado a streamare anche in live su YouTube. Però e allora stasera gelato a cioccolato per tutti. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Ok, io sono sul canale 19 del CP, quindi fai chiamata lì. Che poi, andare dritto. Che poi guarda la cosa come strana. Il prepararsi canale, a voltare a destra. Il canale 9 e il 19 in Italia devono essere lasciati liberi sul CB. Voltare a destra. Perché si ipotizza che siano canali per le chiamate d'emergenza. La CB in Italia ovviamente è diventata legale agli inizi degli anni 80, perché prima era praticamente fuori legge, perché era molto più diffusa negli Stati Uniti. Per cui in Italia sul 9 e il 19, prepararsi a voltare a sinistra, nella vita reale non si può fare chiamata, mentre invece ad esempio in Francia, voltare a sinistra, utilizzano il canale 19 per effettuare la chiamata, l'equivalente dei nostri autotrasportatori, le routier.
Loro in realtà il canale 19 lo utilizzano per fare la chiamata. In pratica, non so se tu hai mai fatto radioascolto. Sì, è vero, è bello il ponte. In pratica, sul canale 19 si effettua la chiamata. Quindi ti faccio un esempio. Io sul CB ho un codice che si chiama 1RGK539, 1 Romeo Golf Kilo 539, perché lettere dell'alfabeto fonetico internazionale nato della radio è quello lì che fa Alfa, Bravo, Charlie, Delta, eccetera, eccetera. Quindi io faccio chiamata su quel canale, sul 19, dopodiché dico per favore spostarsi sul canale 18, e quel canale 18 ha una certa frequenza. In gergo si dice QSY, QSY, che nel codice Q significa lo spostamento del canale. E quindi il canale 19 in pratica si fa solo lo squillo. Il periodo, ad esempio, da aprile fino a settembre-ottobre, c'è anche il famoso fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche che rimbalzano nell'atmosfera e raggiungono distanze molto lunghe. E infatti a breve riprenderò un'altra volta a fare attività col CB e il TX. La radio, ad esempio, rispetto al cellulare o internet, non è la stessa cosa. Posso dirti che puoi fare una chiamata e possono sentirti a 12.000 km di distanza, e dico 12.000 km di distanza piuttosto che può sentirti soltanto l'amico che ha la visuale in antenna, che si vede. Sì, al baretto. Ma comunque non ci sono tenersi a sinistra. Non ci sono problemi, anche perché, diciamo così. Via, hello Anton. È stato creato il server, però. Where do you go? Seppure uno ci entra, non è un problema. My friend, I'm going to Russia. Over. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ok, good. Thank you, my friend. Have a nice trip and a good weekend. Uscire adesso. I am live on Twitch, Dub Logistica 1. Ok? Thank you. Have a nice trip. Bye bye. Thank you. Have a nice day. Il DMR, sì, le radio, ma il DMR e le radio digitali sono quelle lì prettamente per i radioamatori, non sono le radio di libero uso, se non ricordo male. Ci sono anche le cosiddette radioline PMR in digitale, ma si collegano su internet. Eh sì, lo spot è gratuito.
Ogni tanto ci vuole. Piccolo spazio pubblicità. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Benino, benino, me la cavicchio. Uscire a destra. Col francese. È molto arrugginito, però diciamo che tutto sommato qualche parolina riesco anche a metterla. Eh oui, merci beaucoup, bon voyage vous. Appelle en fréquence, ici un Romeo Golf Kilo 539 qui lance l'appel et reste à l'écoute. È così che lancio o faccio chiamata sui canali quando ascolto qualche collega di radio francese. E oui. Gli ho detto praticamente attenzione frequenza 1RGK 539, fa chiamata e resta alla rotatoria, prendere la prima uscita. Uscire adesso. La guida turistica mi ha fatto ricordare di un film di Fantozzi, quello lì dell'aeroplano tutto sgangherato, quello lì che faceva l'uscita alla vostra destra e metteva il dito nell'occhio dell'ingegner Filini. Vabbè, tanto mancano 300 chilometri. Allora, il nome per il DX è 1RGK539. Poi c'è il nome della stazione che è Gennaro. E poi il nome dell'operatore, diciamo così, che è il mio Fabrizio. Quindi quando si fa il QSO, tenersi a sinistra, ovvero la chiacchierata locale, uso dire il nome della stazione, quindi stazione Gennaro, operatore Fabrizio. Se invece è in DX, quindi collegamenti, tenersi a sinistra a lunga distanza, si utilizza l'altro nomignolo, quello numerico, che uno indica appunto la nazione dell'Italia. Oncinari, quello lì di Massimo Troisi della Smorfia. Bravo, bravo. Oncinari. Tenersi a destra. Più arrabbiato, più arrabbiato. Ricomincio da 3. Se non ricordo male era la scenetta. Oncinari. E poi si metteva con Lello Arena, sì, esatto. Che c'era anche Enzo De Cara che con la chitarra suggeriva. Sì, c'era anche quello lì di San Gennaro. Il fatto San Gennaro. Quello va a chiesa di va da San Ciro, quello vuole bene a San Ciro. Era quella lì di San Gennaro, quella della scommessa. Prepararsi a voltare a sinistra. Della vittoria. Esatto, sì, devo da San Giro. Voltare a sinistra. Thank you.
Sì, è vero. La comicità alla rotatoria, prendere la seconda uscita. La comicità di Massimo Troisi era genuina. Infatti anche come parlava era se stesso. Uscire adesso. Si era cucito addosso un personaggio, Massimo Troisi. Che era lui, però con la mimica facciale e con quella sua voce particolare. Era questa cosa qui che era particolare, che faceva ridere. Sì, la mimica facciale, un po' come quella dell'immenso e grandissimo principe de Curtis, Totò. Molti si sono ispirati e si ispirano tuttora al grandissimo De Curtis, il grande Totò, molto amato a Napoli. Non so se sapete la motivazione, però se non la sapete, faceva bene in sordina. Andare dritto. Aia. Tenersi a destra. Ha fatto anche i film con Fernandel. La legge è legge. Sì, Totò, o meglio il principe de Curtis, era veramente una persona che ha dato tanto, sia a livello andare dritto di aiuti economici, ma soprattutto a livello artistico. Era un genio e quando ha girato dei film in un periodo storico ben preciso, quando c'era ancora una figura particolare, diciamo così, che guidava la nave, lui faceva un po' di ironia, ma ci ha lasciato un tenersi a destra e poi uscire a destra, un tesoro artistico a livello di film, di battute, che poi uscire a destra sono entrate a far parte della quotidianità. Siamo uomini o caporali e tante altre battute che diceva il mitico immenso Totò. Un altro grande attore era anche Aldo Fabrizi, mamma mia, era veramente un grande, ma in Italia insomma ce ne sono tanti di comici. Però, diciamo, di quei livelli lì, anche come Vittorio De Sica. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Dici, i film di Totò non li hai mai visti? Uscire adesso. Io ti consiglio di guardare Miseria e Nobiltà. Ah, Aldo Fabrizi, ma io neanche io, però ho apprezzato i film che ha fatto con Totò, quindi nemmeno io a livello, diciamo, di filmografia non lo conosco, però
dalle parti che ha avuto nei film con il principe De Curtis, ho avuto modo di apprezzarlo, perché poi la cosa bella era la fisicità molto massiccia di Aldo Fabrizi, che però lui la faceva sparire anche quando partecipo al film con Totò, quello lì di Ladri là. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Lui andava sulla bicicletta che era apparteneva, era un brigadiere della polizia, insomma. Però un grande. Uscire adesso. Macario con Totò nel Monaco di Monza. Ah, e beh, ma tu parli della coppia alla Totò rotatoria prendere la seconda uscita. Ci stiamo parlando proprio i fratelli Capone, che siamo noi. Sì, uscire Filippo. Adesso. Pino, ma anche Edoardo era un po' più serio, faceva un era più teatrale, mentre invece Peppino era più sì Peppino invece era molto più tenirsi a destra, spontaneo, e quindi andava molto a braccetto con Totò. Per esempio, una cosa che noi napoletani ci facciamo molto al teatro di Edoardo De Filippo è la famosa pernacchia. Tenersi a destra e poi uscire a destra. È la famosa pernacchia dal balcone, è quella lì dalla scrivania. Uscire a destra. Quella è sempre attuale. Infatti. Voltare a sinistra. Infatti in molti video prodotti su internet, quando c'è qualcuno che vuole mettere in difficoltà qualche altra persona, mette la famosa pernacchia fatta da Edoardo. Guardi e ladri, bravo, sì. Pappagone, sì. Famoso mezza capa, e quando scendono dalla stazione a Milano vestiti con pellicce addosso, e lì c'è la famosa battuta: ma tu come milanese fai ridere vestito da milanese? Ecco, chiedo scusa per l'imprecisione. Bravissimo, qui la nebbia non si vede. C'è la famosa battuta dei manifesti. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Ma tu guarda dove devono farmi girare.
Ah sì, quella è la scala all'interno. Noio volevan, noio volevon savoir l'indiris, ya? Che la guardia svizzera. Io volevo sapere l'indirizzo, ya? Beh, se non parlate in italiano. Parlo italiano, complimenti. Prepararsi a voltare a destra. Eh sì. Voltare a destra. Mitica battuta del manicomio. Lei con quegli occhi mi fa un zenzo. Lei con quegli occhi mi spoglia. Spogliatoio. Eh sì, vero. Era, ci sapeva fare con le donne il principe. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. Ma lo si vede anche quando ha girato il film Un turco napoletano, quando c'è la scena che inizia a girare e ballare con le varie donne presenti e con la padrona di casa, non balla perché insomma ha ballato alla fine. Bravo, Totò Truffa, sì, non mi veniva in mente. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Uscire adesso. Comunque molti si ispirano a quei, a De Sica, a Edoardo per quanto riguarda il teatro, a Totò, a Peppino, insomma un po' il teatro napoletano, ecco, diciamo così. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra.
Caspita. Prepararsi a voltare a sinistra. I cineoperatori di quegli anni hanno visto veramente le più grandi voltare opere, a sinistra. Le più grandi opere cinematografiche realizzarsi. È stato un bel viaggio. E all'epoca si girava. All'epoca si girava in pellicola. E lì c'erano dei grandi montatori, ma soprattutto coloro che sviluppavano le pellicole. Ferrania Color, che era una delle etichette italiane, se non erro. Eh sì, dopo 2000 chilometri, insomma, faccio un po' di pigrizia. Mi risparmio la manovra. Boh, allora, vediamo un attimino dove mi trovo. Io sono a Valmiera. Che ne dite? Ci vediamo dal meccanico a Valmiera? Sì, ho lasciato il tema invernale. In realtà potrei cambiarlo, però mi piace questo qui, tutto sommato. Buon viaggio. In quel periodo lì sì, c'era molta censura. Infatti non so se ci hai mai fatto caso. Nel film di Totò e giovani. Voltare a destra. Totò e giovani di oggi, una cosa del genere. All'epoca non si utilizzava amore o amiamo, si diceva bene. Prepararsi a voltare a destra. Ok. Voltare a destra. Ditemi voi, garage o meccanico? Prepararsi a voltare a destra. Vabbè, tanto ci vediamo a Valmiera qua. Voltare a destra. Essere un attimo, ora mi fermo. Dovrebbe essere Lituania. Riga. Lettonia e Chiedovenia. Io adesso vado a fare la riparazione al mezzo, perché alla rotatoria prendere la prima uscita. Alla fine del uscire adesso di quel mezzo tamponamento di ieri sera. Alla fine un po' di danni l'ha fatti al motore.
Lettonia, sì. Sì, no, infatti, perché prima si è spinto sul rettilineo. Il problema è quando si spegne in curva. Ed è veramente molto molto problematico controllarlo pure a una certa velocità. Tenersi a sinistra. Non tanto in salita, il problema è in discesa, perché in salita più o meno rallenti, ma in curva, in discesa, se non hai trazione. Tenersi a sinistra. Sono occhevoli per diabetici, però sì, anche in salita comunque viene a mancare il cavalluccio. Uccio. Ma infatti si tende a bloccare le ruote quando si spegne. Per adesso no, per ora non mi dà problemi. Devo soltanto trovare il prepararsi cambio, a voltare a sinistra. Il cambio che allunga un po' le marce, perché queste sono molto corte. E il fuorigiri a 110 è un po' eccessivo. Vediamo un po'. Voltare a sinistra. Eccoci arrivati, sani e salvi. Sì, sempre serve uno. Qualora non dovesse funzionare il server 1, ci spostiamo sul server 2. Appena 11.400 euro di danni. Pensavo fosse andata peggio. Allora, vediamo un po' il cambio. +12, quindi già c'è. Ma forse direi di lasciarlo. Sì, io direi di lasciare questo, perché altrimenti perde prestazioni. 730 cavallucci. Va bene. Perfetto. Bene, ragazzuoli. Allora, ci aggiorniamo a più tardi. Accessoire. Ok, grazie, buona cena e grazie per essere passati a tenermi compagnia in questi lunghi chilometri. A più tardi. Ciao.